Stiamo andando a Fumane. Proprio qui, infatti, si trova Villa della Torre, uno dei gioielli storico-architettonici più rilevanti del Cinquecento italiano. Tutto ruota attorno al peristilio, proprio come accadeva nella Domus Antiqua. E altro punto di forza della villa è sicuramente questa bellissima peschiera, dove incontro Giancarlo, il direttore della villa, che mi racconta un po' di storia. Era una famiglia veronese di nobili, potenti, prelati, notai, della Torre. Si presta moltissimo questa bellissima peschiera, no? Col gioco d'acqua delle ninfee, con i pesci rossi. Insomma, arrivavano per esempio tutte le cortigiane veneziane più famose, tra cui Veronica Franco, poetessa del Rinascimento italiano, e che ha immortalato la bellezza di questi paesaggi. E chi sono gli ospiti adesso di questa villa invece? Beh, insomma, sono ospiti che vengono un po' da tutto il mondo intanto, no? Che amano la qualità dello stile di vita italiano e soprattutto il buon vino, perché qui la villa è circondata dai vigneti della famiglia Allegrini. Qui siamo in Valpolicella, nel cuore di una zona enologica vocata, dove si produce un grandissimo vino che è l'Amarone. La villa, mi hai detto, che è stata fatta addirittura dall'architetto Giulio Romano, no? Che sì, è un famosissimo architetto, sì, del Cinquecento, autore di Palazzo Te a Mantova. Noi siamo aperti anche alle visite, a frequentazione anche di, per esempio, degli enoturisti che arrivano qui per assaggiare qualche vino, un piatto di salumi, immergersi dentro l'arte e la cultura italiana. Laxari, ma con la capacità di aprirsi al pubblico. Soprattutto vengono per vedere questi cammini straordinari. Beh, Giancarlo, grazie infinite. Grazie a te, è stato un piacere. Allora io riparto adesso, vado a riprendere il mio camper. Tra l'altro qui abbiamo, come vedi, un amplissimo parcheggio e siamo pronti a ospitare i camperisti che arrivano a vedere queste meraviglie. E speriamo di diventare sempre di più. Ok, grazie. Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao. E proprio a 2 minuti di camper si trova l'azienda vinicola Nicolis, dove sono diretta per degustare del buon vino. Buongiorno! Buongiorno! Che cosa sta facendo? Sto potando la vigna. Questo qua è il periodo di potatura, in inverno, facciamo sto lavoro in campagna. E che vino è questo? Questo qua è Valpolicella, noi siamo nel cuore della Valpolicella qua. Perché io arrivo, ho fatto un bel giro, sono andata a Soave, ho bevuto del bel bianco, il Durello, ho bevuto il Recciotto, mi sono fatta una cultura. Invece qua siamo... Qua abbiamo solo uve rosse, abbiamo solo quindi produzione solo di vini rossi. Beh, non è periodo di raccolta, non è periodo dell'uva, però il vino si può assaggiare. È certo che si può assaggiare. Andiamo, se vieni con me te lo faccio sentire. Sono venuta apposta. E quindi cosa andiamo a degustare? Ti faccio assaggiare il Valpolicella Classico, che sì, è il nostro vino del 2012, mentre per quello del 2013 bisogna aspettare maggio. Oltre a questo abbiamo altri tipi di vino, che sono il Ripasso e l'Amarone, dove ci sono le botti in cantina che si possono andare a vedere se vuoi. Carlo, grazie infinite, il vino è ottimo, riparto felice. E dopo aver visitato anche le cantine, Carlo gentilissimo mi saluta, non prima però di avermi dato un ultimo consiglio, ovvero quello di andare anche alle terme, perché non si può andare via da questa fantastica valle senza averne approfittato appieno.